degli Stati Generali, Tommaso Fauro. Grazie mille, dottoressa Dandini. Sì, buonasera a tutti. Io per l'appunto mi chiamerei Tommaso Fauro, ma voi potete chiamarmi come volete. Se vi va potete chiamarmi col piccolo nomignolo con cui mi chiama sempre mio papà, cioè Vattene. Sì, io e mio papà abbiamo un rapporto un po' particolare, mi sono iscritto qui a parlare appunto per esporvi questo problema. Ora, io non so se mi odia o che, però per darvi un secondo il polso della situazione, questa mattina ero sull'uscio di casa, stavo uscendo per venire qui, gli faccio papà e io esco e lui dall'altra parte della casa mi ha risposto grazie. No, sì, per carità, è una situazione un po' problematica, ma i problemi ci sono sempre stati. Per esempio, mi ricordo che quando avevo 5 anni, in ufficio da lui avevano istituito la giornata porta il tuo bambino con te al lavoro. Lui allora mi ha chiamato in salotto una sera, mi ha spiegato come funzionava tutto l'ambaradan e mi ha chiesto se conoscevo qualche bambino decente da presentargli. Sì, no, è stata una cosa un po' patetica, ma pazienza. Poi, per carità, è un rapporto un po' così, ma in realtà io e mio papà abbiamo anche i nostri bei momenti ogni tanto. Per dire, l'altro giorno stavamo mettendo a posto la soffitta e abbiamo trovato un oggetto che ci ha fatto scendere la lacrimuccia a tutti e due. Insomma, abbiamo trovato, pensate, il fiocco azzurro che lui ha messo sulla porta il giorno che sono nato io. Tra l'altro un oggetto che lui ha fatto con le sue mani, ve l'ho portato qui perché è veramente un bel oggettino. Prego la dottoressa di agevolare. Ecco qua, eccolo qua. No, veramente, è un bel oggetto, homemade, handmade, artigianato puro, no, per carità, la sto facendo un po' drammatica, quando in realtà comunque i miei genitori in fondo mi vogliono bene, lo dimostrano in vari modi, un esempio su tutti, loro amano molto viaggiare, viaggiano molto e ogni volta che tornano da un viaggio all'estero ci tengono a portarmi in dono un prodotto tipico del paese che hanno appena visitato, infatti adesso sono un po' preoccupato, perché domani partono per un weekend lungo in Svizzera e temo che mio padre troverà un modo per portarmi in regalo il prodotto tipico di lì, cioè l'eutanasia. Questa ovviamente è una battutaccia, mio padre non mi vuole morto in giro per casa, non perché ci tenga particolarmente a me, ma perché alla sciatica sarei un cadavere molto pesante da spostare. E poi tra l'altro io e la sciatica non siamo neanche gli unici problemi di mio padre, lui, mi dispiace dirlo in televisione, scusa papà ormai sono qua, ma è un uomo molto grosso, manco io sono una taglia 38, ma lui diciamo insomma è particolarmente oversize, tra l'altro ultimamente anche un po' ingrassato, insomma diciamo che ormai la sua pancia è talmente grossa che io e mio fratello siamo gli unici coglioni che riesce ancora a vedere, per fortuna no, è un po' drammatica come cosa, è un po' drammatica. No, per fortuna che in tutto sto marasma qua c'è mia madre, santa donna, mia madre è una persona fantastica, ha fatto un sacco di sacrifici per me, pensate che quando era incinta del sottoscritto ha lavorato fino al 9° mese di gravidanza, il problema è che faceva l'istruttrice di bungee jumping, io ho passato i primi 3 anni di vita a riprendere l'equilibrio, no, è una situazione un po' complessa, no, adesso invece parlando seriamente, comunque io mi sento di ringraziare i miei genitori perché in un certo senso è anche merito loro se per esempio sono qui stasera. Tra l'altro anche loro mi hanno ringraziato di essere qui stasera perché almeno così non sono a casa con loro. Saluti e grazie di tutto.